Buongiorno Ciao amici e amici! bentornati sul nostro canale YouTube. È ufficiale, ci stiamo per trasferire di nuovo. Stiamo per lasciare Oakuni e la cabin. Soprattutto la cabin, perché abbiamo trovato un nuovo lavoro. Quindi sì, ci stiamo trasferendo verso nord. Un po' più di caldo, un po' più di sole. Finalmente si spera. Saremo a 4 ore e mezza circa da qui, quindi abbiamo un po' di strada da fare. È il momento, amici. Vi sveleremo tutto quando arriveremo a destinazione, vi faremo vedere dove andremo a vivere. Che non lo sappiamo ancora nemmeno esatto, noi. Esatto, perché dobbiamo andare a vedere due posti eventuali dove vivere, perché è stata molto difficile la ricerca della casa. E poi vi parleremo anche del lavoro che abbiamo trovato. Che non sappiamo ancora cosa dovremmo fare, esatto, ma ve ne parleremo. È un'altra cosa, tutto altro genere, proviamo un'altra nuova esperienza. Ci siamo? Partiamo! Partiamo! Pronti! Yeah! Abbiamo finito! Ultimo giorno, guardate, abbiamo tutte le facce super rosse perché fa un freddo cane. Oggi ha nevicato, piovuto, sole, neve, di tutto. Addio! Anche il tempo di vestirmi, che sono uscita, ho visto che c'era un bel tramonto, dei bei colori, quindi ho chiamato anche Albi. In accappatoio meno 12. Esatto, con ancora la borsetta del supermercato in mano. Ma c'era qua il monte che merita di essere fotografato. E quindi, guardate! È arrivato il momento di impacchettare tutta la cucina! Oh, che ansia! Albi c'ha l'ansia da oggi pomeriggio. In realtà da ieri sera. Perché lui ha sempre l'ansia di trovarsi all'ultimo, di avere sempre 200 cose da fare. Invece io sono tipo quella che... sì, siamo già a buon punto. Ansia. Dai, alla fine, cioè, dobbiamo mettere via soltanto tutta sta roba. Soltanto. Che triste vederla tutta vuota. Vedere tutti i pacchettini qui. Fa sempre tristezza quando è il momento di andare via. Sì, direi che è ora. Ultima notte in cabin. Ma quanto sto per piangere. Dai, però siamo stati anche bene, un pochino, sì, un pochino sì, bene. Sì, 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 assolutamente sì. Quindi? Sogno il letto nuovo. Ci vediamo domani, che partiamo. Direzione? Vediamo. Buongiorno amici, e vediamo che tempo c'è oggi, a parte i miei capelli da pazza, aiuto. Ovviamente lasciamo la cabin e... Ed ecco amici, la cabin tristemente vuota. Abbiamo finito di impacchettare, la macchina è stra colma e la cabin... Vi faccio fare il tour della cabin vuota. Ecco la cabin vuota. Ah, ma c'è anche una finestra. Non l'avevamo mai aperta. Ecco la cabin tristemente vuota. Ed eccoci ragazzi ripartiti da Oakuni direzione nord. 4 ore e mezza di macchina. Un'altra avventura sta per arrivare, vediamo cosa ci aspetta. Aiuto. A nord. Intanto voglio trovare la casa. Ci siamo già fermati.
tipo dopo 40 minuti, che abbiamo fame e perché abbiamo tutta la roba che fa sempre casino. Quindi adesso mangiamo un falafel. Erano gli avanzi delle cose che avevamo in freezer e quindi abbiamo falafel e dopo abbiamo i dumplings. Che pranzi! È ora di pranzo. Macchina. E purtroppo abbiamo le forchette completamente sepolte, quindi non voletecene, ma mangeremo con le mani. Sì. Questo è il nostro setup per il pranzo. Però ci abbiamo la soia. Beh, beh, un po'. E abbiamo anche i muffin. Ok, io mangio. Vai. Tu mangiati falafel. E per la prima volta dopo tanto tanto tempo entriamo in autostrada! Sì, perché qua tipo ce n'è una. Una sola, sotto Auckland. Sì. Eccola qua. È totalmente free. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo deciso il posto dove stare. Ne abbiamo visti due. Quello che ci ha dato le più belle vibes è un... È molto cute. È molto cute, è dentro una farm pieno sì, di animali. Ci sono i cavalli. Le mucche, le pecore. Che bello. Due cagnolini piccoli. Sì, eccoci. Ciao, siamo arrivati. Vi facciamo vedere la nostra prossima casetta. Yeah. Ed eccola qui. Qui abbiamo la cucina. Infatti abbiamo appena comprato questo. Perché non c'era. E qui c'è la camera da letto. Albi, provalo. Ah, ah, sì. Albi, abbiamo il bagno, abbiamo in il camera. Bagno caldo. Il bagno in camera. Wow, bello. Wow, guarda la doccia. Wow, la doccia. Abbiamo anche degli asciugamani. Wow, guarda. E questo sarà il lavandino dove laveremo i piatti. Anche, sì. Queste sono le uniche pecche, purtroppo, di questo posticino molto molto bello. Che non abbiamo il forno e dobbiamo lavare i piatti in bagno. Però siamo felici di avere un bagno con una bellissima doccia. Esatto. Mi sta piacendo un sacco. E soprattutto senza problemi di acqua calda. Oh. Perché dovevamo stare attenti anche all'acqua calda in cabin. Sì. Dai, comunque, ci vi sta. Parliamo dal bagno perché ci piace troppo avere il bagno in camera. Porto a vedere un po' la location dove è la nostra casa, che è appunto una farm. E hanno appunto costruito tipo questo specie di appartamentino a fianco alla loro casa che affittano. Quando siamo arrivati qui siamo subito sentiti a casa e quindi abbiamo detto ok, anche se costa di più, anche se è più distante dal lavoro, però boh, secondo noi le impressioni iniziali, specialmente la chimica, il feeling che si hanno con le persone contano a volte di più del costo e anche della lontananza dal lavoro, che comunque non è una cosa da sottovalutare. Quindi adesso vi faccio fare un giro perché il posto è veramente bello, è pieno di animali, quindi che cute. Qui c'è un super cavallino carino. Ciao cavallino bello, fatti accarezzare, ti prego, ti prego. Ciao, ciao carino. Abbiamo anche il kitty catty. Hello, hello, hello. Ciao carino! Pecorelle bellissime! Hello! Ciao signora pecora! Ah, ma siete tutte super human friendly? Hello! Di solito non si avvicinano mai così tanto, di solito scappano quando vedono gli umani. E invece tu sei molto friendly. E molto cicciottosa anche. Oddio, un agnellino! Oddio, che carino! Guardate queste super mucche! Oddio, c'è anche un vitellino piccolino. Quindi siamo molto molto contenti della nostra scelta. Ah!
è un buon compromesso, qualità-prezzo ci sta. Questa zona sì, perché è estremamente cara. Perché siamo nella regione di... Auckland! Siamo a 30 minuti da Auckland, dal centro. Soprattutto i padroni di casa ci hanno fatto una bellissima impressione. E loro vivono proprio nella casa qui a fianco, però noi qui abbiamo la nostra privacy. Dai Albi, inizia un'altra avventura e domani, ore meno un quarto alle 7, sveglia. E si va a lavorare. E si va a lavorare, che adesso sono 6 e mezza e dobbiamo ancora scaricare tutto e preparare anche la cena. Pronti quasi per la cena, dopo 2 ore che sistemavo. Adesso che abbiamo sistemato, anzi che ho sistemato, quindi facciamo vedere. La tavola è pronta, abbiamo spostato il tavolo, qua abbiamo preso questo mobiletto dal bagno e qua c'è il macello, però dettagli. Abbiamo per la nostra prima cena, che sono sempre memorabili e le fatte prime cene, sì, sono di robe a caso, quindi abbiamo i dumplings avanzati e freddi, la pizza che non volete, ce ne la stiamo cuocendo in microonde, attenzione, e ve lo dico con fierezza, tappatevi le orecchie. Italiani, tappatevi le orecchie, non abbiamo più il forno, quindi dobbiamo accontentarci. E poi abbiamo banana bread con le gocce di cioccolato come dolce. Buongiorno amici, appena svegliati, è il nostro primo giorno di lavoro. Adesso andiamo a svegliare la Sam, se no dorme come una ghira. Sam, andiamo a lavorare sul lavoro nuovo. Sì, bello. Adesso un po' di colazione e poi andiamo a scoprire il nostro nuovo lavoro. La nostra postazione è ready to go. Tutto bello preparato. Sì. Excited. Nuovo lavoro. Siamo pronti per uscire, per partire per questa nuova avventura. Le temperature sono miti, quindi sì, ci svegliamo belli. Guardate, manichette corte! Manichette corte sotto la felpina, leggera, leggera. Leggerina. Abbiamo tolto tipo 3 strati. La città dove ci troviamo ora si chiama Pukekohe, o per meglio chiamarla Pukekohe. In realtà lavoriamo lì, però noi viviamo a circa 17 minuti da dove lavoriamo e inizieremo a lavorare niente po' di meno che in un vivaio. C'è in mezzo i fiori, i fiorellini, le piante. Però non sappiamo ancora cosa dovremmo fare. Sappiamo gli orari, lavoriamo dalle 8 alle 4 e mezza. Sì, con mezz'oretta di pausa pranzo. E poi vi faremo sapere alla fine di questa giornata cosa avranno prodotto i nostri eroi. Cosa avremo imparato di nuovo. Buon lavoro. Buon e lavoro a noi. Ci vediamo dopo. A dopo. Ciao. Ciao. Siamo arrivati al lavoro, c'è dell'agitazione. È un posto grandissimo. E ci sono 12 ingressi e un sacco di serre, le cose. Chen, sono agitato. Abbiamo parcheggiato e adesso scendiamo ed entriamo. Andiamo a conoscere il supervisor, che si chiama, ci hanno detto di cercare Amil. Normil. E ok, quindi andiamo. Andiamo alla ricerca di Normil. Aiuto! Ci vediamo dopo. Ciao! Oggi è un giorno importante, è il nostro secondo anniversario di matrimonio. Quindi diamo un po' di fiorellini alla Santi. Che abbiamo tolto a lavoro. Sì, guardate come sto facendo il video, come sto dando i fiori alla Sam. E siccome abbiamo appena iniziato a lavorare e quindi non potevamo ovviamente prenderci già il secondo giorno off, ci prendiamo del cinese takeaway. Oh, che è la passione della Sam. Oh sì, abbiamo trovato il nostro posto, amici. Oh. Cioè, vedete il menù gigante. Stiamo riempendo fino al colmo, fino all'orlo di roba.
abbiamo già preso due piatti. Questo posto è una bomba, ragazzi, veramente. C'è di tutto. Potete scegliere tipo dal cinese, hamburger, a fritti, qualsiasi roba. Eccoci! We made it! Siamo appena tornati. Come vedete, siamo già in manichette corte. Le temperature Benissimo. Ci piacciono. Di cosa Quindi, ci occupiamo? Di cosa facciamo? Sistemiamo le piantine tutto il giorno, sì. Fiorellini. Dobbiamo preparare tutti gli ordini, tutti i vassoi, con tutti i vasetti, i fiori. In poche parole, ci prendiamo cura delle piante e dei fiori. Quindi è simpatico. Ed è anche molto rilassante, perché sì. Facciamo un po' di specie di giardinaggio, poi mettiamo tutti i paletti per far stare le piante dritte. Li clippiamo, esatto. Per farle crescere sul bacchetto. E anche le persone, il nostro supervisor, i nostri colleghi. Siamo contenti, anche il posto è molto molto bello, un bel ambiente. Ci piace. L'unica cosa è che è caldo dentro le serre, la maggior parte del tempo è caldo. Sì, che qui sarebbe ancora inverno in realtà. Quasi ma... primavera. Però è caldotto. Vediamo come andrà questa nuova avventura. Per il momento è un grande sì. E soprattutto possiamo portare a casa i fiori. Fiorellini freschi. Ogni giorno ho fatto questo mazzetto. Ecco. Quindi, con questa bellissima immagine colorata, vi diamo appuntamento con il prossimo video. E se non lo fate già, seguiteci anche su Instagram. Grazie per averci seguito in questo nostro video di trasferimento e nuova avventura. Ci vediamo al prossimo video, esatto. Che arriverà presto. Baci baci! Ciao! Ciao amici! Ciao ciao! Ah, casa nuova! Ciao! Ciao!